scopo di questa manifestazione è quello di promuovere il porto di Termini Imerese con l'attività turistica. Fino ad oggi è stato promosso sempre come porto industriale, come porto di attracco per le imbarcazioni, per le navi. Ma noi crediamo anche in questa parte del porto che possa nascere una bella attività, una grossa attività per quanto riguarda la nautica da diporto, anche perché le strutture e gli spazi permettono lo sviluppo di tale attività. Il programma di questa manifestazione dedica tanti appuntamenti ai dibattiti, alla musica, allo spettacolo, alla poesia, una quindicina di giorni dedicati al mare e davvero naturalmente al porto di Termini Imerese. E allora, con l'occasione di questo evento abbiamo voluto valorizzare il porto facendolo conoscere anche ai nostri concittadini che Termini Imerese è un porto, e quindi lo stiamo cercando di valorizzare anche con questi eventi che si succederanno in tutti i giorni, in questi 15 giorni, con musica live, con dibattiti, con convegni che saranno fatti tutti i pomeriggi, coinvolgendo anche associazioni del luogo e società, che così invitiamo le persone a venire nel porto di Termini Imerese, a frequentarlo e capire l'opportunità che abbiamo come cittadini di utilizzare uno spazio che fino ad oggi non è stato mai utilizzato. Ma Termini Imerese ha un ruolo centrale nell'ambito del Mediterraneo. Dal punto di vista commerciale stiamo cercando di intensificare qualche rapporto col continente attraverso dei collegamenti con Civitavecchia, e ci auguriamo nella speranza che si possa riprendere l'attività dell'area industriale. Abbiamo praticamente un porto che potrebbe collegare con tutto il mondo. Quando c'era nel passato l'area industriale non c'era un porto adeguato, ora come tutti possono vedere ci sono dei piazzali stupendi, stiamo facendo in aggiudicazione con fondi regionali e statali, stiamo facendo delle gare per salvaguardare il porto dall'insabbiamento. Successivamente chiederemo anche, anzi l'abbiamo già chiesto alla Presidenza del Consiglio, i fondi per il dragaggio del porto di Termini Imerese. Una manifestazione come quella di oggi serve a rilanciare anche il porto turistico di Termini Imerese, perché da Termini Imerese si possono facilmente raggiungere le Eolie da una parte, Ustica dall'altra, evidentemente anche a stabilire la centralità del porto di Termini Imerese. Sì, proprio così, diciamo che per la prima volta riusciamo ad attrarre qua veramente le attenzioni rispetto ad una prospettiva diversa che vogliamo dare al porto, che è essenzialmente quella di uno sviluppo in sé nella direzione del diportismo, di quello che può essere la valorizzazione in chiave turistica legata a quelle che sono le nostre risorse dell'entroterra, e quindi risorse naturalistiche, a quelle culturali, a quelle ecclesiastiche, che possono fare di questo territorio il vero traino per una ripartenza in senso economico, sociale e culturale. Gli incontri si daranno sia oggi che nei prossimi giorni, serviranno a che cosa? Serviranno a confrontarsi su questa prospettiva, serviranno a far capire che fondamentalmente ogni prospettiva del porto e ogni prospettiva di rinascita della città è collegata a come questo porto e queste infrastrutture possono essere valorizzate, per cui su questo e su altri temi, ma sarà su questo il fulcro centrale chiaramente della nostra discussione, ci confronteremo con tutti gli enti e le istituzioni che insistono su questo territorio e ovviamente con la parte privata, alla quale oggi dobbiamo dire grazie per aver avviato questa iniziativa. Chiaramente la Capitaneria di Porto accoglie sempre con grande piacere ed entusiasmo queste manifestazioni che, oltre a dare lustro a quello che è un settore specifico della nautica, ovvero quello della nautica di porto, mi permetto di dire che dà lustro all'intero ambito portuale, all'interna cittadina di Termini Imerese. Questi sono sicuramente momenti utili per momenti di aggregazione con altre tra varie istituzioni. Ho avuto qui il piacere già di incontrare il Presidente dell'Autorità Portuale, con cui siamo sempre in continuo contatto per cercare di rendere sempre migliore il servizio che viene reso in funzione dell'utenza qui nel porto di Termini Imerese. E quindi ancora una volta un applauso va alla società che sta organizzando questa manifestazione. È sempre bello vedere gente che si affaccia all'ambito portuale con quello spirito di trascorrere una giornata in mezzo a barche e motori marini. Noi della Capitaneria auguriamo sempre, ci auspichiamo che la stagione estiva possa
andare via al meglio senza nessun tipo di complicazioni o incidenti o problematiche. Siamo qui infatti per garantire, come nostro compito istituzionale, la sicurezza della navigazione. Sicurezza della navigazione che sicuramente al suo interno vede questa branca molto particolare, speciale del diporto nautico. La capitaneria di porto non deve costituire assolutamente uno spauracchio per il diportista che si gode le sue meritate ferie in mare, ma deve essere vista sicuramente anzi come la motovedetta amica, come quel volto amico, la divisa amica che viene in soccorso nel momento della necessità, che si spera non capiti mai ovviamente, che rimangano solo delle giornate di divertimento, ma è anche quell'ente che è preposto a dare tutte quelle indicazioni per far sì che la navigazione si svolga nel modo più sicuro. Invito sempre tutti i diportisti a venire in capitaneria a fare un passaggio per aggiornarsi appunto su quelle che possono essere le ultime normative di settore che interessano l'intero ambito della navigazione da diporto, o comunque anche per acquisire tutta la modulistica per il rilascio di documentazione abilitativa al comando di unità da diporto. La capitaneria, si ricorda, è preposta anche al rilascio delle abilitazioni per la conduzione di unità da diporto. Nell'auspicare sempre e ancora una volta una buona stagione estiva, l'invito è di nuovo esteso a tutti quanti gli utenti a presentarsi in capitaneria per qualsiasi tipo di richiesta che ritengano utile acquisire in merito. Per quello che ci riguarda, come Dipartimento della Pesca Mediterranea, abbiamo voluto essere presenti, con tutto il rispetto per Termini Imerese, perché stiamo cercando di essere presenti un po' in tutti i porti della Sicilia. Stiamo cominciando a porre il problema della commistione e credo che Termini Imerese è proprio l'emblema, la commistione tra le varie attività che si svolgono all'interno del porto. Per quello che ci riguarda, ovviamente la pesca è quella che fa parte, diciamo, della nostra tutela particolare. E ci siamo accorti che il vecchio sistema di scontro tra le varie realtà, quindi il diportista contro il pescatore contro, non funziona. Peggiora la situazione, e in questo ci sta molto aiutando sia il vecchio strumento, dico vecchio perché ormai siamo alla chiusura, lo strumento comunitario che ha finanziato, ha continuato a finanziare per esempio attività di diversificazione delle attività di pesca come il pescaturismo e l'ecoturismo, con ciò consentendo anche al pescatore di preoccuparsi della ricettività turistica. A quel punto fare distinzione fra chi questo lavoro lo fa come attività principale o chi lo fa come attività integrativa dell'attività di pesca, quindi nell'interesse della riduzione dello sforzo di pesca, ci sembra assolutamente stupido. È il momento di cominciare a ragionare di portualità integrata nel senso più largo possibile. Speriamo, che siamo già in parte anche abbastanza certi, che il FEAM, cioè il nuovo strumento comunitario, ci aiuterà in questo senso. Ripeto, con il duplice scopo, quello di integrare il reddito di impresa di pesca e quello sostanzialmente di ridurre quello sforzo di pesca che francamente sta diventando per certi versi insostenibile. Sì, innanzitutto buongiorno, sì, come Marche Gain noi gestiamo e rivendiamo beni di lusso. Siamo oggi qui a Termini Imerese in partnership con Artemar per promuovere sia questa zona, sia questa terra, che comunque questa industria nautica. È importante per noi, nella nostra strategia, la Sicilia è uno sbocco sia per l'Italia che per il Mediterraneo, e devo dire anche con questa occasione che oggi andiamo a sviluppare, siamo contenti di aver trovato un partner che negli anni ha saputo in sua maniera sia dare esperienza che affidabilità. Quindi oggi siamo molto contenti di poter iniziare questo primo tempo, dove, e speriamo che sia uno dei tanti. Un attimo, fate fare con calma le foto a tutti. Ma poi, io. Ci siete? Sì, ci siamo. Vai. La flotta pescherecce è di circa 400 unità. E la cosa, guardate, è di notevole rilevanza. Trasferendo questi dati in economia, cosa vuol dire? Che quando noi investiamo
sotto forma di ammodernamento nella misura 1.3 del FEP, sotto forma di gruppi d'azione costiera nella misura 4.1 del FEP, sotto forma di infrastrutture da parte dell'autorità portuale, si investe per la collettività che è composta non soltanto da imprese del comparto, del riporto, del turismo, ma anche imprese della pesca. Uno degli elementi sui quali noi abbiamo invece una certa criticità di numeri è quello del valore economico del comparto della pesca. E qua mi riconnesso al tema dei porti.